Ma Tagognini, amicacci si prende meritatamente gara 1, l'andata dei quarti di finale contro Millennium Padova, in quello che è stato il remake, possiamo dire, dello scorso anno. Buon vantaggio, 72-57 più 15 punti, tra una settimana però sarà tutt'altra partita. Assolutamente, è stata una partita tosta, lo sappiamo, Padova è una squadra molto forte, molto coriacea, molto fisica e sicuramente non è stato per niente facile. E niente, adesso ci aspetta un ritorno che va bene, il più 15, ma è come se dobbiamo metterci in testa ad andare là e giocarci solo 0-0, perché se poco poco facciamo l'errore di pensare che siamo più 15, sbagliamo tutto. E facciamo davvero i complimenti a tutti, perché compensare la mancanza di Marco Stupenengo sicuramente non è facile, il nostro play, il nostro pupillo, e non è facile, però davvero i ragazzi ce la stanno davvero mettendo tutta. Ecco, ovviamente post season che sarà ancora molto lunga, in caso di passaggio ovviamente ci sarà ovviamente la sfida che si ripete contro i cugini di Santo Stefano. Ma sicuramente stiamo crescendo, siamo in un percorso che sicuramente è di crescita, l'abbiamo dimostrato anche in Coppa. È stato comunque due giorni di fuoco dove abbiamo dimostrato davvero di saper giocare a basket e saperlo fare bene. Dobbiamo continuare su questa strada e prendere quello che viene. E adesso sicuramente ci sarà questa gara 2 da vincere e poi affronteremo, se ci sarà modo, chi dovremo affrontare.